Ciao ragazze, vi chiedo innanzitutto scusa per i rumori, ma sto con la finestra aperta perché qui a Milano fa caldissimo. E volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto poco fa in via Settembrini, perché adesso al lavoro abbiamo fatto 2 settimane di corso di aggiornamento, oggi era l'ultimo giorno e quindi ci hanno fatti uscire alle 5. Wow! Sono andata in via Settembrini con una mia collega, la prima volta che veniva a fare acquisti per Linosi, e ho comprato alcune cosine, soprattutto cose che mi servivano per un paio di ordinazioni. Beh, le prime cose che vi faccio vedere le ho prese nel negozio cinese circa a metà della via. Queste coppettine per le perle a forma di fiore, molto molto leggere, le ho contate, sono circa 100 pezzi. Le ho pagati 3 euro mi pare, 4 euro. Poi ci sono queste rondelline, sono 50, le ho pagate 3 euro, queste 3 euro, molto carine. Poi sono andata principalmente per prendere un cabochon in ambra, l'ho preso nel, forse il primo negozio che si incontra, New Amba. È molto bello. All'inizio io ero preoccupata perché non pesava, dicevo no, questa è plastica. Invece poi ci ho meditato e ci sono arrivata che l'ambra è una resina fossilizzata, non è una pietra, quindi è normale che sia un po' più leggera di una pietra. Comunque bella, perché dentro quelle specie di fiorellini, quelli scuri in mezzo e pelosi attorno, io spero vivamente che sia ambra, così me l'hanno venduta. L'ho pagato 6 euro questo cabochon e non è tanto grande. Poi ho preso degli svaroschini, questi credo siano da 14, credo di sì, li ho pagati la coppia 2,50 euro, i rivoli, i classici rivoli. E poi ne ho preso una versione più carina ma più piccola, questo forse da 1 centimetro, non so se 1 centimetro o 12 millimetri. Guardate che bei riflessi, veramente stupendi. Questi li ho pagati 2 euro la coppia. Ecco, guardate che belli. Poi un'altra cosa che mi serviva era per fare un bracciale col filo armonico. Me l'hanno chiesto col filo armonico. Mi hanno detto di averne visto uno che aveva i fili uniti tra di loro. Adesso, secondo me si sono sbagliati, perché se io unisco i fili, poi il bracciale non si può più allargare, credo. Perché secondo me se gli metto le barrettine poi non si apre più, non entra più dal polso. Aiutatemi, sono confusa, si vede che sono confusa su questa cosa. Comunque ho preso 3 fili di agata verde e queste perline verde. Ecco, questa, vi faccio vedere la lunghezza di un filo. Questo è un filo. Sono perle piuttosto piccole e lucide, lisce. L'ho pagato ogni filo 4 euro. Questa è molto carina, mi piace. Sembra giada. Io cercavo la giada più che altro perché non sapevo di trovare altri verdi simili. La fotocamera, la videocamera ve lo fa vedere troppo chiaro, ecco. Così è un po' più il colore originale, più scuro di quello. Ecco, è questo il verde, così, più sullo scuro. E niente, mi piace. La giada non l'ho trovata così, queste palline piccole. Poi nella succursale di fianco ho preso le solite componenti, palline in argento indiano, che mi piacciono molto. E tra l'altro c'erano i saldi, quindi beh, sono quasi tutte argentate, un paio così un po' più scure e un paio ramate. Queste qua un pochino ingialliscono, ma ho notato che le mie clienti non lo vedono come un difetto. Tipo una mia collega, la stessa che mi ha accompagnato, dopo aver acquistato un bracciale ne ha voluto un altro da regalare ad una sua amica e mi ha detto: mettimici anche quelle palline con i riflessi dorati. E io, eh? Quelle palline con i riflessi dorati?
erano un paio di palline come queste che erano, io dico, ingiallite, non lo so, forse è emerso uno dei metalli che fanno parte della lega, questa è una lega ovviamente, e sono leggermente quasi tendenti al dorato, quindi ho notato che viene apprezzata questa caratteristica, meglio così. Sono queste roseline molto belle, queste mini palline di due dimensioni che userò per il bracciale. Adesso vi saluto perché ho la batteria scarica e aiutatemi per il mistero del bracciale. Un abbraccio e al prossimo video. Questi sono i miei acquistini, non tanti, però sono contenta. Un bacio!